Questa volta da Carmen declamerò due componimenti giunti finalisti a un concorso internazionale e aventi il loro appunto riconoscimenti dalla Silice. Dissonanze. Calore di ore immergendole nello scorrere di un'amorosa infinità, freddo del cuore quando si cela altrove il senso di un presente fatto di note buone che ha nome potente, gentile e dolce eternità. Cosa vuol dire questa poesia? Calore di ore non è solo il calore dell'estate. Il calore di questi termosifoni invernali che ci riscaldano tanto, è il calore delle ore amorose che sembrano infinite, però poi accade freddo del cuore quando invece è altrove il senso di un presente fatto di note buone. E questo presente fatto di note buone ha un unico nome, dolce eternità, potente e gentile. Vi si può rinunciare nonostante questa dicotomia, questa dissonanza tra il freddo del cuore e il calore delle ore? No, bisogna avere potenza e gentilezza costanti e solo in questo modo l'eternità si fa presenza. Altra, sempre la stessa accademia, sempre finalista, sempre riconoscimento. E critica. Disperde l'ombra. Sosterremo sempre legati con l'amica speranza, noi felici della vita, innamorati di ogni istante perduto e da venire, intenso talmente da approntare lungo la strada dell'esistenza solchi di passione nuova, a mutare il momento in eternità, a dettare ancora l'essere, il vecchio andante ama l'essere, tutto ciò senziente, è l'universo, le sue stelle, non indugiare, per stanchezza o debolezza di vedere intravedendo i sentimenti tristi e quelli buoni, di mirare e apprezzare, anche oltre in qualsiasi orizzonte, quello spirito fugace ma immanente che fa disperdere l'ombra e di morte più nulla percepire. Oh, vabbè, mi sono distratta e quindi ho distratto altro. Allora, come si spiega? Sosteremmo. In sosta, sempre legati con l'amica speranza, noi felici della vita, innamorati di ogni istante perduto ed avvenire, nel ricordo e nell'avvenire, tutto l'intenso ci traccia la strada. In che modo? Come? Con solchi di passione nuova, a mutare il momento in eternità. Così dovremmo vivere, così deve essere. Perché? Dettiamo ancora l'essere, nostro essere, essere dell'essere, ogni essere, il vecchio andante di motteggio, ma vecchio andante che continua e deve andare, ama l'essere, è un monito, non mio, tutto ciò senziente, è l'universo, le sue stelle. Non me lo invento io tutto questo, ma esiste, è universale. Dai vecchi saggi alle costituzioni. Non indugiare per stanchezza o debolezza di vedere intravedendo i sentimenti tristi e quelli buoni, di mirare e apprezzare anche oltre un qualsiasi orizzonte che può essere quello della fine, della morte, quello è un orizzonte da attraversare,
quello spirito fugace come la vita, la morte stessa, ma immanente, la morte è immanente come la vita è immanente, che fa disperdere l'ombra, e poi senza l'ombra di questo pensiero che l'orizzonte perduri, no, c'è. È immanente ma è fugace un attimo, e in quest'attimo noi di passaggio non percepiamo più sentore, sensibilità di morte, perché oltrepassiamo ogni dubbio.